Benvenuti al Desideri Sliding Doors, Fiumicino contro Pomezia. Secondo palo, il colpo di testa e il gol. Lo avevamo detto che il Fiumicino stava soffrendo dai calci piazzati. Arriva il gol del Pomezia, 1-0. Luca Teti, due uomini in barriera del Fiumicino, palla tagliata in aria, il colpo di testa e il gol. Ha raddoppiato il Pomezia, 2-0 al Desideri. Passiatore, poi palla che rimbalza in maniera beffarda, scontro a terra, Pischedda, l'arbitro concede punizione dal limite, l'arbitro sta faticando a tenere la situazione tranquilla. Attenzione, cartellino rosso, poi attenzione, i giocatori si scontrano anche fuori dal campo, Pischedda e Teti. Si crea un mischione fuori dal campo. Partita che riprende dopo circa 8 minuti di sospensione per disordini in tribuna. Qui finisce la partita, il Pomezia ha vinto il girone A del campionato di eccellenza e andrà a giocare i playoff per la promozione in Serie D. Il Fiumicino invece cercherà di mantenere la categoria nei playout. I ragazzi sono stati eccezionali tutto l'anno, partita anche oggi dominata, ma ci tengo a dire che dall'inizio dell'anno che questi ragazzi, il grande mister Stefano Scaricamazza, hanno fatto un campionato strepitoso. Abbiamo dominato dall'inizio alla fine. Questa vittoria la dedico soprattutto alla mia famiglia. Da questo a far scaturire questa situazione dove non sono riuscito ad andare a festeggiare con i miei ragazzi la vittoria di questo campionato, ce ne passa. Così oggi si è fatto male allo sport. Adesso ce ne andiamo al ristorante, ci facciamo una grossa bevuta. Ci godiamo questo campionato vinto perché noi siamo campioni. Ho un gruppo di ragazzi straordinari, di professionisti, che li ho massacrati tutte le settimane, tutti i giorni, tutti i minuti, e mi hanno sopportato e mi hanno gratificato oggi, e quindi sono stati bravi, bravissimi.